una vita e la pensione è poca. 500. Spero di continuare a lavorare finché reggo. Io dovrò lavorare fino a 70 anni. C'ho ancora una figlia che è precaria e quindi dipende quasi tutto da me. È triste, che se si calcola che si inizia a lavorare non prima dei 30, 35, così è quasi un'illusione alla fine la pensione. E adesso che sono in pensione, ho deciso di costruire questo vademecum per la costruzione della previdenza integrativa per l'uomo della strada. Oh? Un saluto, un caro saluto agli amici del blog di Beppe Grillo. È chiaro che per i giovani di oggi la pensione è, direi quasi, è certamente un miraggio, perché mettere insieme 42 anni di contribuzione è pressoché impossibile per il precariato che esiste, per i vari contratti, il tempo a tempo indeterminato è pressoché inesistente. Il nuovo metodo pensionistico non è più calcolato sulla retribuzione, ma è calcolato sui contributi versati. I contributi versati saranno talmente minimi che quando andranno in pensione, che cosa si troveranno? Si troveranno praticamente con una pensione rapportata a una pensione sociale, ma non rapportata certamente all'attività lavorativa. La riforma Fornero prevede praticamente minimo 42 anni di contribuzione. Un giovane come fa a raggiungere 42 anni di contribuzione? Per cui è pensabile che questo la pensione non la riceverà mai. La pensione integrativa è perché dovrebbe integrare la pensione base, quella praticamente dell'ente pubblico, della previdenza sociale. Mi sembra che adesso la pensione integrativa è diventata quella base, perché di fatto non esistendo più quella pubblica, o almeno si è ridotta ai minimi termini, diventa importante e fondamentale quella integrativa che ognuno si deve creare da solo, con i propri soldi, con i propri contributi. Mentre con la pensione pubblica andrai in pensione secondo le regole di legge, per quello che se ne sa fino ad oggi, minimo 67 anni. E per chi vorrà andare prima ci avrà una forte penalizzazione, che è stata introdotta praticamente proprio in questi ultimi sistemi, viene introdotta adesso. Non solo, ma sarà soggetto ad ulteriori variazioni perché nella legge Fornero è previsto che praticamente, mano a mano che si allunga la vita, sarà differito anche il vitalizio. Mentre quella praticamente è la pensione integrativa, la tua personalizzata, siccome non segui praticamente quella regola della legge Fornero, ma è un tuo versamento personalizzato, tu decidi il tuo futuro di andare in pensione come e quando vuoi e l'importo che tu desideri praticamente annualmente. Appoggiarsi all'intermediario finanziario significa chiaramente sono loro che praticamente ti gestiscono il tutto, ti posizionano tutto, ti gestiscono i risparmi, mentre nella gestione tua personalizzata non vai altro che ad aprire presso una tua banca, quindi una tua banca di riferimento, una custodia titoli, laddove i tuoi acquisti che farai annualmente verranno inseriti e gestiti dalla custodia stessa e dalla banca stessa. Per cui anche lì c'è l'intermediazione praticamente della banca. Ma la banca sarà soltanto custode dei tuoi titoli e poi nelle fasi successive, nel momento in cui tu vorrai estrapolare praticamente o prelevare dalla custodia, la banca si prenderà quella mediazione, ma saranno sempre costi molto contenuti e molto limitati. Facciamo un esempio pratico. Per quanto riguarda me personalmente, per le mie convinzioni, soprattutto per le persone giovani, quindi 29, 30, 31, 32 e così via, io almeno per i primi 15 anni i versamenti che vanno a fare devono farli necessariamente in azionariato, non l'obbligazionario. Anche perché l'obbligazionario, soprattutto alla luce degli ultimi andamenti, dà dei risultati molto contenuti, se non addirittura inesistenti. Mentre nell'obbligazionario c'è come posso dire, una flessibilità nell'andamento, però c'è un dividendo quasi certo che danno le grandi aziende che già compensano il rendimento obbligazionario. Il dividendo già lo compensa. Poi è risaputo, e questo ce lo dicono le statistiche, che nel lungo periodo le azioni, almeno le azioni di grandi imprese di fama e di sicurezza, danno un rendimento certamente ottimale. Per colui che praticamente non è tanto predisposto sul totale investimento azionario, può anche renderlo misto, parte azionario,
e parte obbligazionario. Ma torno a ripetere, se io parlo di pensione integrativa, devo costruire la mia pensione sull'attività produttiva di un'azienda, non sul debito di un'azienda, perché debito significa costruire altro debito e nient'altro, diventa un castello di carte. L'azienda produce ricchezza, ma se io investo sul debito, che cosa produce? Produce altro debito. Passate parola.